Siamo lieti di presentare interviste speciali di Davide Gravina in collaborazione con lo Studio 111 e Radio Cigliano. Per info www.interviste.speciali@libero.it o potete trovarci sulla nostra pagina Facebook. Buona visione. Ciao Davide, ciao, buonasera a tutti o buongiorno a seconda, insomma. Eccomi qua. Allora, sono Luca Dal Fabbro io. Come ho approcciato questo lavoro? Per me è stato molto semplice. Sono figlio d'arte e sono addirittura nipote d'arte. Avevo i nonni, mio nonno materno addirittura era un cantante lirico, per dirti. Quindi per me è stato facile, perché dovunque andava, ah, Dal Fabbro, ma sei il figlio? Ah, ma poi mia madre è stata anche una famosissima insegnante di recitazione, quindi insomma, diciamo che... E poi soprattutto in casa mia, quando ero piccolo, avevano solo attori. Importante, c'era Gassman, Manfredi, Tognazzi, Panelli, Fantoni, Dino Risi, Luciano Salce. Insomma, spesso la sera a casa mia c'era questa gente, anche se io poi andavo a letto perché ero piccoletto. Anzi, la cosa che mi è rimasta più impressa è quando fui preso in braccio da Henry Fonda, che venne una sera a cena a casa e volle conoscermi. Io stavo già dormendo e vidi questo omone che mi sollevò. Poi per me all'epoca era un mito, perché con tutti i film western che vedevo era proprio un mito, quindi questa cosa mi è rimasta molto impressa. Poi era una persona molto carina, fra le altre cose. Comunque, detto questo, bando alle ciance, ciancio alle bande. Come ho approcciato? Ho fatto l'accademia. Una volta mi portarono a 10 anni a fare un turno. Mio padre dice: ah, vieni, c'è un ragazzino. Non mi uscì proprio la voce, non riuscì proprio a parlare. Dice: io qui non ci metto più piede. Infatti, fino a 22-23 anni non ci ho più messo piede. Poi ho fatto l'accademia, ho fatto teatro, anche cinema poco, ma molta televisione, radio e poi anche doppiaggio, anche perché il doppiaggio è perfetto per i pigri come me, nel senso che il doppiaggio è un lavoro che quando ormai sei entrato dentro è difficile che ne esci, se lo sai fare chiaramente. E quindi non devi fare tutte quelle cose che un attore deve fare, cioè farsi le fotografie, farsi vedere in giro, frequentare, telefonare, adulare, insomma fare tutta una serie di cose che purtroppo io per carattere non amo fare. Ma l'attore deve fare così se vuol fare l'attore, se no un lavoro è difficile. Comunque, quindi l'approccio per me è stato facile, ho iniziato anche io con il brusio. All'epoca, quando ho iniziato io, si prendevano degli appuntamenti per fare dei brusì, dei provini, e dopodiché cominciavano a chiamare, poi mi hanno chiamato sempre di più, e poi devo dire ho avuto due grandi mentori, diciamo, oddio, non mi vengo il nome, Fede Arnaud e Mario Maldesi. Con Mario Maldesi ho fatto tanti film, e con Fede Arnaud, fra le altre cose, ho fatto proprio Good Morning Vietnam, dove facevo questo capitano un po' stupidino, che non capiva, diciamo, ecco così, un po' ottuso, ecco. Mi sono divertito molto perché Fede era una che voleva arrivare a riuscire a dare le stesse emozioni che riuscivano a dare gli attori nella presa diretta, a darli anche nel doppiaggio. Quindi si lavorava molto, però non era molto bello, perché si arrivava e si imparava anche tanto, cosa che adesso che si fa tutto con la globalizzazione che è entrata anche nel doppiaggio, tutto a 200.000, la cosa più importante è andare via, finire il turno. Poi sono turni sempre più massacranti, pieni di cose, mentre prima si lavorava, si cesellava sulle cose, insomma. E si faceva un po' un lavoro che, fra altre cose, i ragazzi di adesso non sarebbero neanche in grado di fare, perché a me mi sconvolge, ma tante volte vengono a fare un provino e mi dicono: dico, sei attore, vuoi fare l'attore? No, io voglio fare il doppiatore, voglio fare il doppiatore. E io quando sento queste cose mi si accapponano la pelle. Ma che devo fare? Purtroppo ormai è così, le cose stanno in questo modo, ci posso fare poco io. Comunque una cosa voglio dire: se volete sentire se un doppiaggio è fatto veramente bene, ascoltatelo e basta, senza immagini. Togliete le immagini e ascoltatelo. Ne sentirete delle belle! Comunque, dopo di questo, Good Morning Vietnam, Zack e Cody, mi sono divertito molto, anche se è una cosa ormai credo una decina d'anni fa, perché lui era un attore gigionissimo, che faceva di tutto e di più, quindi io mi sono divertito moltissimo ad andargli appresso, perché ricordatevi, il doppiaggio è cercare di fare quello che fanno quelli, non fare come uno gli pare, come fanno adesso, fare quello che fanno quelli, questo è un po' il succo. Non è neanche tanto difficile se uno è un buon imitatore, c'ha un minimo d'orecchio. Vabbè, comunque...
Cinema, io sono nato, sono cresciuto col cinema, perché quando ero ragazzo c'era poca televisione, quindi noi andavamo al cinema anche 2 volte al giorno, per noi era proprio una festa il cinema, ne vedeva. Pensate che negli anni 60-70 si facevano 300 film l'anno, cioè l'Italia produceva 300 film l'anno, adesso se ne faranno 20-30 se si fanno, per dire. Quindi c'era anche molto lavoro, perché poi molto di quel lavoro veniva doppiato. Chiaramente, perché erano spesso per prese dirette scadenti, rumori, cose di questo genere, insomma. Quindi c'era anche molto lavoro al doppiaggio e le cambiali, vabbè, lasciamo perdere. Io il film che, beh, io sono un appassionato di commedia all'italiana, per me è uno dei momenti magici più belli del cinema, e soprattutto quelli che sono stati i nostri fondamentali, cioè Il Sorpasso, La vita difficile, La grande guerra. Adesso mi vengono in mente questi, insomma. Però, e poi anche tanti film americani, L'uomo da marciapiede, Altman, soprattutto Nashville, un film che manco, Berman, Scene da un matrimonio di Berman, ecco, questi sono film, adesso mi sono venuti così in mente che mi hanno colpito particolarmente. Quale serie TV ne ho fatte tante? Io però dirti, sai che non ti saprei dire un titolo, penso ogni tanto qualche amico mi chiama: oh, Luca, ti sto sentendo, sei in televisione, oh, ma stai sempre molto, ci stai sempre, oh, quanto lavori? Capace che è una cosa che io ho fatto 20 anni fa, per dire, ecco. Però i titoli delle serie non me le ricordo, però non me le ricordo proprio, sai, mi dispiace tanto, non ti posso aiutare in questo. E di recente lo stesso che ho fatto, io ormai faccio molto il direttore, caro Davide, e quindi che cosa ti posso dire? Non lo so, non ti saprei proprio dire. Ti posso dire che adesso sto facendo, per esempio, la serie come direzione, però dove mi diverto a fare qualche piccola stronzatina di Baby Boss, che hanno fatto il film, credo che sia un film della Dream. Ma esiste ancora la DreamWorks? Sai, poi queste cose non lo so perché non. Dunque, poi anche i prossimi doppiaggi che farò, non lo so, non lo so, non lo so. Farò The Affair sempre come direzione, perché l'ho fatta, sembra che sia la terza stagione che stiamo facendo. Una serie che piace molto alle donne, soprattutto si parla di matrimoni che si rompono, matrimoni che si rinsaldano, figli che si perdono, figli che si ritrovano, insomma, una cosa di questo genere, insomma. Psicologico, insomma, un pochettino. Riconosciuto in continuazione, riconosciuto per me. Tu pensi, una volta stavo addirittura a Barcellona, stavo in un bar, in questo bar di Barcellona, e dopo un po' stavo lì parlando con delle persone. Uno mi faceva: senta, scusi, ma lei per caso è la voce di Steve Buscemi? Per dire, ecco. Poi un'altra volta che ti posso dire, al traghetto a mezzanotte a Arbatax in Sardegna, stavamo tornando sul continente, e un ragazzo ci chiede una sigaretta, un ragazzo, e dopo un po' mi fa: senta, ma scusi, ma lei, ma la sua voce, ah, ma io qua lassù, così. Una volta stavo su una spiaggia splendida, devo dire, sempre in Sardegna, parlando così, stavamo cazzeggiando con amici, così di questo genere, vedevo due ragazzi che mi guardavano e poi digitavano sul cellulare, mi guardavano e digitavano sul cellulare. Dopo un po' mi fanno: ma lei è Luca Dal Fabbro, per dirti. Un'altra volta, te ne dico un'altra, va. Stavo in vado a comprare pane, queste cose così, in uno spaccio, in una drogheria. Così, ma lo sa che lei ha la voce identica a uno che fa una pubblicità che sento sempre? Ecco, per dirti. Quindi quello per me è proprio, è sempre stato una cosa normalissima, l'essere riconosciuto. Non mi ha mai creato grossi, cioè non mi ha mai creato grossi problemi. Io non capisco come facciano, però fatto sta che mi riconoscono. Che devo fare? Mica è colpa mia. E quindi questo è. I sofficini li faccio, credo, da più di 10 anni, una cosa di questo genere. Mi divertono molto perché li faccio con delle persone molto carine, molto simpatiche. E poi, sai, per noi sono sordi, perché la pubblicità paga come tanti turni di doppiaggio, quindi è piacevole fare la pubblicità. Voi sapete che gli attori sono un po' legati al denaro, perché non sanno quando rilavoreranno, hanno sempre il terrore di non lavorare più, hai capito? Quindi li prendono. Comunque, detto questo, è stato molto piacevole questa conversazione. Voglio salutare i miei fan. Io non so se fan, mi fa piacere che il doppiaggio è molto seguito, cosa che ai miei tempi non era minimamente seguito. Tanti, 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 tanti cari auguri a tutti, state bene, felicità, belle cose, niente, tutto il bene possibile a tutti quanti, insomma. E a presto, spero. Arrivederci, buona serata, ciao.